Bilaterali impossibili, opposizione e emissari del governo che comunicano tramite dichiarazioni alla stampa, difficoltà anche a stabilire un ordine del giorno. Sempre più difficili i colloqui di pace di Ginevra sulla crisi siriana. L'inviato speciale dell'ONU, Staffan de Mistura, ha anche incontrato per 2 ore la delegazione governativa capeggiata da Bashar al-Jafari, che alla fine ha detto: durante questa tornata di colloqui abbiamo parlato della forma che devono prendere gli incontri nei prossimi giorni. Abbiamo discusso dei problemi relativi all'organizzazione e dei negoziati. A Ginevra sono presenti anche i gruppi dell'opposizione siriana che vorrebbero la deposizione di Assad. Noi vogliamo una transizione politica in Siria perché è solo attraverso questo passaggio che possiamo unire le forze per combattere contro il terrorismo. Mentre il regime collabora con il terrorismo, noi siamo le prime vittime perché stiamo combattendo le forze di Assad, di Al-Qaeda, Al-Nusra e altri. Mentre l'opposizione vorrebbe la sua deposizione, il fronte del presidente non vede un futuro senza Assad. Ai negoziati, dunque, si rischia il nulla di fatto. Dopo 2 giorni di colloqui tra l'inviato delle Nazioni Unite e le delegazioni siriane, la vaghezza domina sovrana. Molte domande sorgono per quanto riguarda la sorte di questi negoziati, viste le grandi differenze procedurali tra i due fronti opposti della crisi siriana.